Voilà. Pare proprio che ci siamo, quindi sì, beh, più o meno. Bella a tutti, ragazzi, ritrovati sul mio canale Twitch. È un piacere avere per la prima volta ospite Gab della Vega. Buonasera, Ciao bello. Kant, ciao Kant. Sai che secondo me si può dire che uno ce l'ha fatta veramente nella vita quando viene invitato da Kant sul canale Twitch. Vero, eh? No, quello lì. Ho sentito dire così. Chi l'ha detto? Dai, Amadeus. Amadeus addirittura. Allora, Sì. Amadeus ospite domani sera. No, domani sera nessun Chiaro. ospite. Friday night si va al concerto. Tra l'altro, sono della mano ai ragazzi per la promozione al Covo con Lightifn e Scheletri. Quindi chi è della zona e vuole venire a Bologna e Sighe Stompers, io sarò lì al Covo. Quindi ci becchiamo lì come al solito il weekend, si va più concerti possibili. E Gab, come al solito partiamo da punti stronzi, che non mi piace fare una narrazione. Come è andato il release una show? bomba proprio, non me l'aspettavo, cioè non ho altre parole per descriverlo, nel senso è chiaro che mi aspettavo che ci sarebbe stata gente, ma non pensavo così, il posto non è enorme, però era imballato e c'era gente fuori che non riusciva a entrare, Bomba, che mi ha quanti fatto anche un po' suonato? sentire in colpa. A Brescia, naturalmente, Un'oretta. immagino. No, no, dove? Ah, dove? A Montichiari, a 10 minuti, quarto d'ora da Brescia. C'è questo circolo arci bellissimo, si chiama Mon Ami Live Social Space. Non fanno tantissimi concerti, nel senso che ne fanno uno alla settimana, tipo il fine settimana, venerdì o sabato, però suona da paura, posto proprio del cuore, e quindi per me era fondamentale andare a suonare da loro questo concerto di release. Perché fare la decisione è sempre, diciamo, quell'attimo di tensione. Tra l'altro, tensione che si ha sempre quando si gioca in casa. Poi, mischiato, si gioca in casa, release show di solito se molti con l'esperienza, molti concerti, magari mi è capitato quando suonavo, eccetera, che te li vivi molto tranquillamente. E la combo release show e concerti in casa sono quelli che paradossalmente sono quelli che senti più di tutti, perché viene anche il tuo amico che magari non segue i concerti, però viene lì per vederti, e quindi c'è proprio qualche familiare. È proprio una situazione un po' più diversa. Assolutamente. No, poi guarda, nel senso, cioè, senza fare, però vengo da anche un periodo abbastanza tosto e l'ultima settimana, proprio quella del release, è stata micidiale. E quindi sono arrivato veramente lì con l'acqua alla gola dicendo: ma ce la faccio? O tipo scoppio stasera e non si fa un cazzo e non si salta. Cioè, veramente me la sono vissuta così. Poi a un certo punto è Ma cominciato ad proprio a arrivare livello gente. nervoso di stress, dicevi io. Un po' di sbatte mie, come tutti, chiaramente abbiamo le nostre sbatte. Io, cioè, ci tengo ad avere delle sbatte fatte molto bene, che ti rompano le palle veramente in maniera sontuosa. E quindi me la sono cercata molto, molto giusta, proprio a pennello anche per la data. Però alla fine, quando è iniziato ad arrivare la gente, è iniziato a riempirsi il posto, è iniziato a vedere gli amici, è iniziato a vedere gente che veniva anche da fuori. Cioè, tutto si è sciolto. Quando sono riusciti a salire sul palco c'era un pacco di gente lì davanti e appena iniziato proprio forse la tensione di tutto quanto è stata veramente una figata. È stato bello veramente vedere la gente dopo il concerto, proprio quei sorrisoni. Cioè quando dici abbiamo fatto qualcosa di figo e l'abbiamo fatto tutti insieme ed eravamo qua a farlo, figata per tutti. Figo proprio. Bene, adesso naturalmente andiamo non in una linea conseguenziale, quindi della Vega, prima volta che sei da me, quindi facciamo proprio un passo no, un passo, una corsa indietro. Quindi racconta un po' qual è il tuo background musicale, un po' il percorso di band, come ti sei avvicinato al punk rock, al rock. Dai, intanto vieni anche te dall'hardcore punk, quindi qual è stato il tuo punto d'entrata e come si è sviluppato un po' dal punto di vista degli ascolti e musicalmente? Ma guarda, faccio veramente, cerco di essere cronologico ma non palloso. Il punk è arrivato tramite le cassettine girate dal fratello più grande della compagna di classe, del mio Di che amico, classe sei l'altro tu? amico Di che che anno?
dell'85, 85, quindi ho 39 bisogna. anni compiuti a gennaio. Oppure il CD che il tizio, il tuo amico, aveva il CD, si comprava il CD e allora dopo c'era quello che li masterizzava. Mia sorella suonava in un gruppo cover, facevano rock, cioè, di qualsiasi tipo, erano gli anni in cui erano usciti gli Offspring, che erano andati Quindi Self Esteem famosissimi. Quindi. sicuro in scaletta. E quindi no, era un po' dopo in quel momento lì, quando erano usciti tipo quelle cose un po' più commerciali, Ah, però quindi tipo, che Petit ne so, Parental Rights facevano. robe di quel tipo, di quelle anni lì, no? E a un certo punto tipo mi era capitato in mano anche il CD, no? E tu conoscevi magari i singoli che vedevi su MTV, e le altre canzoni tipo, non so, Have You Ever, che è su Americana, che è una bomba di canzone punk, non te la penseresti mai associata a, che ne so, a Pretty Fly for a White Guy e così. E poi vai Rancid, c'erano queste cassettine, c'era un mio amico che aveva questi CD di Husker 2, prima volta che ho ascoltato Husker 2 mi sono chiesto che cazzo sto ascoltando, cos'è sta roba. E così dopo ho iniziato a suonare alle superiori con i miei compagni di scuola, e quel gruppetto è diventato poi il mio gruppo punk, che ci chiamavamo Smashrooms, un nome scelto proprio da ragazzini delle superiori senza cognizione di quello che stavano facendo. Quella roba dopo si è trasformata, è diventata da punk rock, hardcore melodico, hardcoraccio, marcio e così cosà. E la cosa è andata avanti fino al 2014, quando si sono sciolti in realtà. Sciolti, si sono fermati, non si siamo mai sciolti veramente. Io però dal 2011, per purissimo caso, ho iniziato a fare sta roba di Gab de la Vega, voce chitarra, ma veramente a caso, e la cosa è iniziata a prendere piede sempre di più, poi il fatto che fossi da solo mi consentiva di gestirmela abbastanza tranquillamente, farmi i miei tour, le mie date, e così. Però non avrei mai pensato di arrivare a 4 album e concerti full band, Ho come sto l'esempio facendo adesso. virtuoso qua in paese, tra i miei paese, poco lontano da qua, tra i miei amici di Girls, che anche lui suonato in tanti gruppi, poi dopo si è ritrovato a fare da solo, poi dopo fa qua, adesso è in giro con la band come te, tra l'altro, in questo periodo, però ha fatto tantissimi anni a suonare dappertutto e per che chitarra e voce. Tra l'altro sei straight edge ancora tu, Esatto. sì? Sì, sono ancora straight edge, sì. Infatti, quando mi capita di fare l'esempio di chi c'è rimasto straight edge in Italia, dico sempre: secondo me Gab, e poi ci sono io che, non, che negli ultimi 10 anni ho cambiato stile di vita, però non ho mai detto che sono straight edge, mai lo dirò. Quindi, se devo fare un esempio su chi è rimasto straight edge della vecchia, dico Gab. Guarda, metti un po' di responsabilità addosso, nel senso che Ma non è che siete dopo. rimasti in tanti. Allora, l'importante è che dopo non inizino a chiamarti veterano dello straight edge, queste cose qua che sono Molto imbarazzantissime. caffi dopo. Cazzo. No, vabbè, sì, ma guarda, in realtà è un po' come te, nel senso io, cioè, vivo così, non è che mi alzo la mattina e faccio straight edge, bella storia. Me ne frega niente da quel punto di vista, me la vivo perché penso che sia la cosa che sta bene per me come persona. Se un'altra persona non se la sente di vivere così, pacifico, che deve fare quello che sta bene a lui o a lei, se ci mancherebbe. Non è che mi alzo la mattina e dico: ah, minchia, che bello, se stai peggio. C'è 39 Sì, anni, ma capisci anche te, Martino vabbè. anche, giusto Martino, no, ce ne sono un botto da Dino, scrivere. sì, Io, sì, no. Ivan, Ivan, vabbè, sì, dai, è pieno, dai, a sì. Brescia, io non so se lo conosci, però c'è Enore, per esempio. Lui, ecco, io a lui, Enore di Brescia, che poi è originario di Sondrio, ma vive a Brescia tanti anni. Io lo chiamo veterano dello street edge in realtà, perché è così, Ok. perché c'è dagli anni 90, quindi si può dire. E invece a portarti, lì è stato qualche gruppo in particolare verso il Sì, tutto il... classicone in realtà, Minor Threat, e mi ricordo benissimo che da ragazzino un'estate sono entrato da Libraccio, forse per scappare al caldo e andare a beccarmi l'aria condizionata, e sono andato a vedermi la sezione dei CD. E c'erano i CD usati e c'era un po' di roba punk. E c'era questo CD, Uniform Choice, Screaming for Change, e c'era la copertina chiaramente, concerto, bordello, gente con le X sulle mani, ah, così. E ho detto, ma cos'è Caspariti. sta roba? All'inizio l'ho ascoltato e ho detto, ma non mi convinco, mi piacciono di più i Minor Threat, per esempio. Poi un po' ho cominciato a prendermi. Con gli Smashers facevamo una cover di Screaming for Change e veniva molto figa. Da Insomma, lì così. com'è stato poi che hai cominciato a suonare dalla band? Hai fatto un percorso classico, chitarra e voce, com'è stato che...
da band, ed hai detto, non, la tua proposta era diversa rispetto a quello che facevi con la band, volevi fare qualcosa di diverso, volevi un progetto più sostenibile. Ma guarda, è successo veramente per caso. Non so se anni fa tu ti ricordi, ti parlo 2009-2010, in quegli anni c'era questo progetto che veniva in Europa in tour e ha fatto delle date anche in Italia, Certo anche a che me lo Bologna. ricordo, True Nature. True Nature, ti ricordi? no, pensavo al Ok. tour, il revival, quello che c'erano Ah, tu tutti. parli. No, quella era una cosa molto grossa. In quegli anni lì, ovviamente, era la cosa, diciamo, chiamiamola folk punk, perché poi cantautore punk, chiamiamolo così. No, quella era una roba grossa. True Nature era questa persona che poi è diventato un regista abbastanza affermato, cioè regista di Cowspiracy, vari documentari. Però aveva questo progetto sostanzialmente in acustico dove riprendeva temi dell'hardcore punk, anche un po' più militante, vegan, straight edge, politico, eccetera, eccetera, però in chiave acustica, no? E io avevo organizzato una data a Brescia, ci eravamo conosciuti, gli avevo fatto sentire delle cose che avevo scritto e strimpellato sulla chitarra acustica, e mi fa: ma che figata, secondo me dovresti suonare. Passano 1 o 2 anni, lui mi dice: guarda, sto tornando in tour in Europa, vorrei suonare ancora a Brescia perché è stato figo, però lo facciamo solo se tu apri il concerto. Ed era il 2011, e ho detto: sai cosa? Va bene, dai, facciamo così, così ho una scusa di chiamare i miei amici. Dai, venite che sono in acustico. Mettendo fuori questa data qua, poi Olly, ex Left in Ruins, adesso negli Astio e vari progetti, Olly di Trento, fa: organizzo un house show per True Nature il giorno prima a Trento, vieni. Quindi il mio primo concerto è stato lì il giorno dopo a Brescia, e poi man mano ha preso piede questa cosa qua, per purissimo caso. La prima registrazione del mio sette Avete già un pollici Death in the Shed. repertorio quindi a questi concerti? Allora, facevo un po' di cover, e facevo tipo, che ne so, Chuck Reagan, Tim Barry, Husker Du, che poi l'ho registrata su Never Look Back. Facevo una canzone degli Smashing in acustico, che era Give Me the Sun. Ha senso? E poi avevo qualche canzone mia buttata lì così, ma era una scaletta veramente senza nessunissimo tipo di pretesa di lasciare niente ai posteri. Poi è successo che tramite sempre questo ragazzo americano, un suo amico che aveva un'etichettina: guarda, sto facendo una compilation, vuoi fare una canzone? Bla bla bla. Vado a registrare una canzone perché non avevo niente registrato. Registro una canzone, registro una cover di Bad Religion, ecco che era in scaletta, A Thousand More Fools. Registrate così, gliele mando la canzone, metto su Bandcamp i due pezzi e la gente comincia a dire: vieni a suonare di qua, vieni a suonare di là. Allora sento le varie etichettine di DIY, facciamo il sette pollici. E da lì si parte, a caso, a Di cazzo di cane, come tutto, dicono. di tutte le Ferretti, no, di tutta la scena, Esatto. quella revival tour, quindi dagli 83 Music, Chuck Reagan, c'era Brian Fallon, che tra l'altro ho visto l'altro giorno in un locale che poi arriveremo nel racconto, al Columbia Hall di Berlino, nella quale sei nato anche tu, ho visto Brian Fallon, c'era con i Gaslight Anthem 2 o 3 giorni fa, e Dave House, chi di questi? Turner. Frectar, chi di questi era quello che ti piaceva un po' di più all'epoca? Perché fine anni zero erano diventati tutti molto giganti, quei loro progetti. Sì, allora all'inizio ispirarmi anche queste cose acustiche ci sono state sicuramente Chuck Reagan, del quale ho una storia fighissima se posso Ah, raccontarla. certo. Allora, il mio terzo concerto in acustico 2011, Feste Radio Onda d'Urto, Atwater Music suona sul palco principale. Io su un palco secondario dopo il loro concerto. Sì, Però io perché Radio e. Onda d'Urto è la prassi, c'è il concerto principale e poi dopo c'è Vari nel tendone, palchettini, sì, tenda band blu, locali, tende. Esatto. molto figa come cosa. Io ero su questo palchettino che si chiama Tenda Migranti, uno stand piccolino. Però io facevo il volontario al palco, cosa che faccio tuttora a Radio Onda d'Urto, e quindi incontro Chuck Reagan e gli dico: guarda, sono un mega fan di quello che fai, io stasera farò il mio terzo concerto in acustico e farò una tua canzone. Ah, che figata! Guarda, Chuck, io lo so che tu sei in tour così, però vorrei chiederti se magari vieni a cantarla con me. Lui mi guarda e fa: dai, vieni con me. Entriamo in camerino, mi dà in mano la sua chitarra, e dico: ah, chitarra di Chuck Reagan. E mi fa: suona la canzone, era Don't Cry. Inizio a suonare, la canto, la suono. Lui la guarda e dice: probabilmente la facevo giusta. Ah, ok, bella storia, ci vediamo dopo.
Inizio a suonare, un pacco di gente, perché la festa era di un minuto, c'è sempre un sacco di gente, e c'è Chuck nel pubblico. A un certo punto gli faccio cenno, io mega nervoso, era talmente nervoso che mi sono dimenticato di presentare la guest star, cioè, tipo, Quindi, imbarazzantissimo. per chi magari non conosceva, era tra i tuoi amici, diceva: chi è questo barbone? Perché la barba No, a lei, pare. lui mi ha fatto così a un certo punto, così la gente ha fatto un applauso, io un pochino mi sono sciolto, ma mi stavo cagando sotto abbastanza. Ci sono un paio di video su YouTube, se volete cercare Gab della Vega Chuck Reagan, e vedrete io che tipo dico, ok, cosa sto facendo? 2 anni dopo, lui viene in tour e suona la festa del adulto come Chuck Reagan con la band. Arriva un mega temporalone, il concerto sul palco principale salta, viene spostato nella tenda blu. Mi vengono a dire che io a un certo punto stavo suonando, compare lui sotto il palco anche lì. E dopo mi vengono a dire quelli del palco, mi hanno detto, ma sai che Chuck Reagan stava cenando? A un certo punto ho chiesto a qualcuno, ma quando è che iniziano a suonare gli altri? Quando è che suona Gab? E fanno, guarda che sta già suonando, ha mollato la cena e è venuto a vedermi suonare. Cioè, lui è Grandi. proprio cuore gigantesco, Ah, gigantesco. veramente un idolo. Tra l'altro, parlando, è bello fare cross discorsi. Qui intanto salutiamo Onit, che grande Onit. Come ti piacciono questi nuovi Hot Water Music con Chris Creswell dei Flatliners? Ma è un botto, perché secondo me gli ha dato una grandissima dinamicità al progetto e ha svecchiato un po' il tutto, perché la band, secondo me, prima pre-Creswell, era andata un attimo in stagnazione, forse. Sì. E adesso, secondo me, anche il nuovo singolo, eccetera, cioè, ce li scambiamo con gli amici, gli ha dato nuova linfa, secondo me. Beh, Creswell è secondo me un songwriter incredibile, cioè Flatliners, gruppo, guarda, tra l'altro è un gruppo che ho iniziato ad apprezzare forse dopo per varie vicissitudini e ora sono uno dei miei gruppi preferiti e lui anche la sua roba solista è veramente molto Quindi figa. dopo la fase hardcore melodico, diciamo, i Flatliners ti sono Sì, piaciuti. Dopo The Cavalcade, probabilmente. Quindi esatto. Magari tipo gli roba anni più punk prima, comunque rock. la loro roba, cioè loro girano veramente da tanto. Però veramente lui è uno di quelli che zitto zitto scrive delle robe incredibili. Quindi magari anche loro stessi hanno detto: abbiamo una risorsa del genere nella band, diamogli da fare. E secondo me sta facendo bene. Poi, insomma, dopo 30 anni ci stava anche che loro fossero un po' stagnanti, eh. Sì, tra l'altro li ho visti, ho fatto anche il vlog. Ah, intanto Onit dice, per Gab che non lo sa, sono Giorgio Valtellinese di Ked Punti Scena Record. Ok, grande Che Giorgio, forse non che conoscevi il capolavoro. nick. No, grande Li Giorgio. ho visti a Vienna, tra l'altro ritornerò a vederli a Vienna l'anno prossimo, cioè dopo l'estate che suonano con i Quicksand, eccetera, sarà una data bomba. E tra l'altro fanno pezzi in acustico sia Chuck Reagan che Chris Creswell, quindi si dividono un po' la scena. Secondo me funzionano molto bene Figata. in questa formazione. Invece Frank Turner, che andiamo in quel capitolo, come vi siete conosciuti e come hai fatto ad arrivare a suonare con lui appunto alla Columbia Hall, venue tra l'altro Guarda, stratosferica. sì, Madonna. Allora, Frank Turner è stato anche lui uno di quei nomi che nella mia fase di esplorazione di questo cantautorato punk, chiamiamolo così, ovviamente ho incontrato, no? Erano Chuck Reagan, Tim Barry, del quale suonavo e suono tuttora una cover, On and On, bellissima canzone. Frank Turner, poi c'erano le robe acustiche di Against Me, poi c'era l'EP Heartburns di Tom Gable, che è il former name di Laura Jane Grace di Against Me. Dove c'è quel pezzo, Harsh Realms, che secondo me è Harsh Realms, veramente Madonna. è la roba più figa che abbia. Cioè, lui ha scritto della roba incredibile, lei ha scritto della roba incredibile, ma quel pezzo, cioè, proprio mi dai brividi. Sì. L'hai mai sentita la cover, tra l'altro, degli Off With The Reds che l'hanno fatta? Sì, che figata, Ma non l'ho la mai fanno sentita. tipo in Do Diesis, come se fosse Sludge, una roba assurda. Wow! Me la vado a sentire, me la vado a sentire Davvero perché amato. non l'ho. È un pezzo incredibile, è un pezzo incredibile. E quindi niente, Frank era uno di quei nomi che poi all'epoca lui stava diventando grosso, cioè era poi nel 2012 lui ha fatto l'apertura delle Olimpiadi a Londra, quindi era ancora super mega indipendente, ma stava per fare un salto in Inghilterra enorme. È Nel il tempo di 2011 England stesso. Keeps My Bones, vero, più o meno?
Esatto. Lui lo stesso anno di quella cosa che è successo tipo 2 o 3 giorni dopo che ha suonato Yacht Hotel Music, suonava lui full band alla festa di un adulto. Io backstage l'ho incontrato lì, ho fatto 2 chiacchiere così. Niente, niente, niente era successo, no? Dopodiché, flash forward al 2019, Frank Turner torna alla festa di un adulto. Io avevo appena registrato Beyond Space and Time, che era il mio terzo album, che è il primo album arrangiato full band, proprio 11 pezzi, una roba del genere. E quindi dico, cavolo, c'è Frank Turner, provo, mi propongo per fare l'apertura. Allora, ho sentito il direttore artistico e ho detto, guarda, non ti proporrei sta cosa se non pensassi che sarebbe una figata. Ho finalmente iniziato a suonare con Era la band. totalmente senso proprio, era proprio organica come cosa. Stavano. Sì. Sì, ci stava. Grazie. E guarda, lui fa: guarda, no, no, non ti farei suonare in acustico perché sennò mi appendono, perché sarebbe veramente un po' una marchettata. Però se c'è una cosa che vieni con la band, che è la data zero con la band, ha senso che ci sia questa cosa qua. E l'abbiamo fatta. Facciamo questa data qua, iniziamo a parlare, chiacchierare con Frank quella sera lì, lo accompagno a fare l'intervista in radio, lo faccio da traduttore. Gli do una copia del CD che ancora non era uscito, dell'album che non era uscito, e faccio, guarda, questo qua il mio album uscirà. Mi fa, ah, che figata, faccio, sai, questa è la mia prima data full band, ah, allora vengo a vedervi dopo. Io dico, vabbè, sarà una cosa di cortesia che ti Sì, dice. Saliamo per sul tanto. palco, bravo, e cioè, penso questo qua dovrà prepararsi per fare 1 ora e mezza di concerto. Saliamo sul palco, io ovviamente mi sto cagando addosso perché il palco grosso, prima data con la band, avevamo fatto 4 prove, mai suonato prima insieme, mai. Io ero tornato dal Canada, sbatte mie personali, mia mamma che sarà malata e quindi avevo un po' la prova nella testa, un po' in aria. Facciamo 4 prove, di cui le ultime 2 giorni prima del concerto. Andiamo sul palco, facciamo quello che dobbiamo fare. Scendo dal palco e i miei amici del backstage mi dicono: guarda che Frank Turner è stato sul palco tutto il tempo a guardarvi, era preso benissimo. E già per me era tipo, wow, figata, bellissimo. A fine serata iniziamo a chiacchierare ancora, era saltato fuori che si stava per sposare, gli regalo un 7 pollici, una maglietta, guarda, ti regalo queste robe qua. E mi fa, ma senti una roba, io organizzo un festival, si chiama Lost Evenings, è un festival che organizzo una volta a Londra, una volta a Boston, una volta di qua, una volta di là. E io non ti posso promettere niente, ma mi piacerebbe farvi suonare. E io devo, ho cercato tipo di, ah, ok, beh, sarebbe figo. E dentro era tipo un Moulinex di emozioni, chiaramente, perché era una proposta veramente figa. E, cioè, lui è comunque il nome più grosso in quello che faccio io, quindi cioè, se Sì, arriva una sì. roba del genere. Niente, il festival era a Berlino e doveva essere a metà maggio 2020. Come puoi Periodo immaginare. perfetto. Cosa sarebbe potuto andare storto? Esatto. Quindi io faccio uscire Beyond Space and Time a gennaio 2020, faccio 6 date con la band e poi ci fermiamo. Salta allo Stevenings, vado giù di testa, ma non per questo, per tutto quello che stava succedendo, chiaramente. Però, sai, questa cosa qua in aggiunta è stata una rottura di palle. Alla fine. Poi io ho fatto anche durante la pandemia delle dirette Instagram con Sì, vari musicisti, tra cui. mi ricordo. Avevo intervistato anche Frank Turner, l'avevo vista. Esatto, l'ho fatto con Frank. Frank durante la diretta fa: ma correggimi se mi sbaglio, ma tu eri dentro lo Lost Evenings, quello che non sei fatto. E io pensando, boh, magari sai, il treno perso, faccio, ma se ne può parlare, possiamo parlarne. E fa: sì, no, no, assolutamente, torna quando si può fare, vieni a suonare. E poi si è fatto nel settembre 2022. Ed è stata una figata pazzesca. La location è incredibile. Frequento molto i concerti a Berlino, lì non c'ero mai stato, ed è proprio quelle arene, cioè quelle venue fatte ad arena, è un'acustica impressionante. E poi immagino Sì, in quel no. contesto, poi credo che Frank Turner a Berlino vada fortissimo, Eh quindi sì. c'è stata No, poi un'entrata allora io bella. allora la venue è talmente grande perché tu hai visto la Halle, che è la sala grossa, grossa, dove suonava Sì. Frank e i nomi più grossi. Io, Jess, Guys, che è la moglie di Frank Turner, e Tim Vantol, che è un caro amico, che è anche lui un Grande Tim musicista Vantol, veramente sì. Anche incredibile, lui viene suonavamo dal gruppo invece. punk perché suonava nei Ha suonato gli Anti-Intellectual. Intellectual.
l'ho conosciuto quando suonava con gli Antillector. Noi tre, dicevo, abbiamo suonato nell'altra venue che è accanto, che è il Theater, che comunque sono tipo 800 persone di capacità ed era imballato anche quello. Io ero il primo del primo giorno, quindi tipo sbircio, apro la porta, guardo dietro al palco dicendo, boh, vediamo quanta gente c'è. Giovedì apro, sala piena, io, ok, sono incredibile quel concerto. Ah, totale, totale. E com'è stato invece il percorso? Di solito te hai fatto on-off, cioè da band sei andata solista e poi ad un certo punto, come tra l'altro Guerra Ciarpine, ci cascate tutti, lo stesso Renny con Ale Kelly, degli Avicii, eccetera, che dopo un po' dal progetto folk chitarra e voce si passa a full band. Com'è stato? È stata una cosa organica, un modo per avere più soluzioni? Guarda, nel 2017 avevo fatto già uscire due album acustici, voce, chitarra, qualche arrangiamento, l'armonica, un'elettrica di qua, una percussione, però quello era. Nel 2017 ho detto, boh, dai, proviamo a Anche vedere perché cosa se poi dal succede. vivo eri Se... chitarra e voce non potevi inserire più di tanto, perché poi i pezzi. Chiaro. No, non riuscivi a farli rendere nello stesso modo. Niente, nel 2017 ho detto, facciamo questo tentativo, allora... Sono organizzato e ho scritto I Want Nothing, che poi è uscita con 7 pollici, lato B è una cover acustica dei Misfits, Some Kinda Hate. E lì ho detto, ok, c'è del potenziale interessante in questa cosa full band, però allo stesso tempo era 2017 e io ancora non avevo deciso di fare concerti full band. Ho fatto il mio 2017, ho fatto il mio 2018, sono arrivato al 2019 e ho registrato... Tra fine 2018 e 2019 ho registrato Beyond Space and Time, batteria, basso, chitarra elettrica, con Simone Piccinelli, che è, oltre che mio caro amico, quello che ha registrato quasi tutto quello che ho pubblicato, proprio i primi 7 pollici. E lui mi ha aiutato poi a arrangiare il basso, a arrangiare la chitarra elettrica. E man mano che registravamo questo Beyond Space and Time, mi diceva, figo sto pezzo. Bello sto pezzo, questo è venuto figo. È arrivato alla fine delle registrazioni, fa: ascolta, tu adesso lo sai che devi andare in giro a suonare con una band, vero? E se tu vai in giro a suonare con una band, io voglio suonare la chitarra. Va bene, cosa vuoi che ti... cioè, Simone Piccinelli è un chitarrista incredibile, ha suonato quei Plan de Fuga, che è un gruppo grosso rock che girava qualche anno fa. Hanno fatto un tour in America di 30 e passa date, ha suonato l'Heineken Jamming Festival, cioè, un musicista veramente molto molto bravo. E quindi ho detto, ok, facciamo sta roba, facciamo. E da lì è successo. Com'è essere in una band che porta il proprio nome, quindi l'evoluzione del proprio progetto? Cioè, immagino che su di te ricada sia tutta la parte organizzativa, eccetera, che anche molta responsabilità. E quindi com'è la dinamica interna? Allora, è una bella domanda questa, Kant, e mi fa molto pensare in realtà, perché è una cosa alla quale penso spesso, però allo stesso tempo Gab de la Vega è un'espressione mia e ci tengo anche a dire che io non sono Gab de la Vega, perché spesso è molto semplice, soprattutto anche complici di social media, no? Che uno si identifica la gente con quello che fa online o che condivide, quindi io utilizzo molto i miei social per promuovere la mia musica, però io non è che mi alzo la mattina e dico sì, sono Gab della Vega, che figata. Cioè, io sono Quindi, io, semplicemente. estisono Gabriele Vega, qualcosa ci direi dici che sei la mattina. Cioè, è così, no? Quindi io, chiaro, porto questo soprannome, mi posso identificare fino a un certo punto. Poi la mia musica è quella di Gab de la Vega e la mia band, quando andiamo in giro con la band, siamo Gab de la Vega and the Open Cages. E quindi sì, c'è una sorta di responsabilità che arriva con questa cosa qua e a volte è anche un po' costringente perché cioè, magari uno si aspetta o non si aspetta qualcosa e tu devi un pochino rispettare il personaggio. Cosa che dicono? Chi non si guarda allo specchio la mattina si chiede, sono forse Sono Gab de la sempre Vega? Gabriele È un dramma, è un dramma. No, vabbè, cazzate a parte. È una bella responsabilità perché comunque quello che fai come persona
magari lo associano alla band e la band può venire a suonare e viceversa, no? Quindi a volte tipo io vorrei che magari la gente mi vedesse come la persona e non come quello che ha visto suonare o quello che sa che ha fatto il disco, che roba. Così, però allo stesso tempo c'è una sovrapposizione, È quindi non ci può normale che fare veniamo identificati in quello che facciamo. E tu, tra l'altro, hai anche diverse sfaccettature perché fai l'ufficio stampa, fai l'etichetta, hai appunto il progetto musicale. Cioè, io sono il tizio di YouTube alla fine, quindi adesso sono diventato quello. È normale che la gente ti identifichi in una cosa che fai, ma è giusto perché è esiste. vero. Cade questo, e quindi quando vado in giro mi fanno: oh, te sei il tizio di YouTube? Sì, sono il tizio di YouTube, ma ci sta fondamentalmente perché Ci sta, è vero. E ti dirò di più, Kant, sono anche quello dei corsi di inglese, delle lezioni di inglese, quindi infatti, va e benissimo così. dice l'insegnante di inglese. Bravo, bravo, è aggiornatissimo, Giorgio. Perché fai No, è corsi? quello. Sì, allora io lunedì e martedì sera li dedico a insegnare inglese al centro civico di Castegnato, che è poi il paese dove sono cresciuto. Io Sento adesso abito in parlare di città, abito a Brescia. Brescia. Sì, appena fuori Brescia. Io adesso abito in città da qualche anno. Però lì al centro civico organizzano questi corsi, li seguo da una decina d'anni. Poi faccio lezioni online, Ok. ripetizioni, conversazione, quello che deve, che ne so, cioè qualsiasi cosa. Cioè, ex presidente degli Stati Uniti, dicono anche. Sì, insomma, un po' di tutto. E non è facile. C'è una canzone su Life Burns che consiglierei di andare a ascoltare, che si chiama A Face in the Mirror, che è la quarta Yes. traccia dell'album, che più o meno va a toccare queste cose qua, in una maniera un po' romanzata, ma ne parliamo un po'. Questo disco qua se ne parla, si parla di tante cose senza filtri. Arriviamo dopo al disco, prima facciamo un po' il tour in giro per il mondo, perché in molti posti siamo stati in periodi diversi, ma vicini, per esempio in Canada, in Argentina, nel Sud America, e mi sa che era andato poco dopo di me, qua addirittura vanno con orgoglio bresciano. Quindi come sono stati quei tour in solitaria in quei posti? Perché se vai in Sud America, io ci ho passato tanto tempo, lì la situazione si fa hardcore, ma veramente, perché è proprio tutto, è veramente come quando eravamo ragazzini e lì adesso. Quindi come te la sei vissuta Sì. in quei tour? Allora, in Sud America, cioè, ho fatto Cile e Argentina, sono stato molto fortunato a non essere da solo, nel senso che il tour lo condividevo con questo gruppo di Santiago de Cile che si chiamano Forsaken, un gruppo molto figo, tra l'altro. Se vi piacciono tipo i Cold War, queste band di questo tipo, quindi con l'hardcore, con un po' di influenze un po' più rocchettone, fighissimi. Abbiamo fatto queste date in Cile e in Argentina, alcune date insieme in Cile, alcune da solo, ma ero sempre accompagnato da Juanpi, che era il cantante che si è preso mega cura di me, così come tutti gli altri ragazzi della band. Ed è stata un'esperienza incredibile, lo shock culturale di tutto quanto, di trovarmi scaraventato in un'altra parte del mondo, così a un certo punto è stato veramente sorprendente. Dopodiché ho capito come funzionava, così mi sono sentito veramente da Dio. Stati Uniti, ho fatto la costa est insieme a Greg Rikos, che sarà tra l'altro in Italia ad aprile, a breve, suonerà anche a Brescia. E lì è stato il momento in cui, sai, mi è capitato magari di fare dei concerti dove c'erano, che ne so, io, Greg, e un'apertura local. E l'apertura local diceva: oh, è arrivato il mio amico, fa niente se fa due o tre pezzi in apertura. Va benissimo, no? Arrivava questo qua per puro caso, fa: ciao ragazzi, faccio tre canzoni. Prendeva in mano la chitarra, ci asfaltava tutti, perché il livello di musicianship negli Stati Uniti e in Nord America in generale è altissimo. E io quando sono tornato a quel tour lì ho detto: ok, io adesso ho avuto la fortuna tramite questo mio amico di poter fare questa esperienza e devo dimostrare in primis a me stesso, ma in generale, però per me stesso, di essermelo guadagnato. E lì ho iniziato veramente a darci dentro sul serio su questa roba della musica.
impegnarmi a scrivere meglio, impegnarmi a suonare meglio, a cantare meglio, così. Canada, ho fatto 3 tour. Il più lungo è stato nel 2022, ho fatto 22 date in 22 giorni. Alcune le ho fatte con Chris Nelgrove una settimana, che è il cantante dei The Last Mile. Ed è stato figo, cioè, uno dei miei posti preferiti dove andare. Ne parlo nei report che ho fatto al The Fest, eccetera, che ti accorgi la qualità media della band americana come sia alta. Ma proprio nel suonare riescono ad avere tutti proprio una gran botta, eccetera. E quindi, chapeau, veramente, ti accorgi che magari è il momento che non c'è nessuno e che stai seguendo particolarmente una band che ti interessa, entri in un locale a caso, sta suonando un gruppo e spacca il culo. E non è una cosa scontata. E lì è così. Wow. Eh sì, no, proprio il livello è veramente molto alto, ma d'altronde a livello culturale la musica è molto più importante, soprattutto, passami il termine, la musica rock, cioè quelle con le chitarre, le batterie, ma in generale, però intendo dire, in Italia veramente si è centellinata ancora, nonostante siamo nel 2024. È molto provinciale l'Italia da quel punto di vista. Io non voglio fare l'esterofilo, però avrebbe bisogno di veramente rendersi conto che la musica può essere una di quelle robe che aumentano il valore della vita delle persone Ovvio, certo. tantissimo. Tra l'altro fa parte anche del tuo lavoro, sia da etichetta, da ufficio stampa, quindi mi sa che ti scorni con questo discorso su più punti di vista e soprattutto anche avere a che fare a volte con band italiane, magari a volte spronarle a cercare di fare più su determinate cose, eccetera, perché poi molte band vedo che partono, arrivano in pompa magna e poi spesso tendono a rimanere lì. E non cercare di fare quel passo in più, eccetera. E quello penso che sia il sacrificio che ti possa portare a fare quel passettino in più. E però boh, vedo che molti gruppi italiani arrivano a un certo punto e poi penso si sgonfia. È strano, l'hai detto anche Sì, no, decisamente. te? C'è da dire una cosa, che tu dici, tanti gruppi magari arrivano, arrivano, arrivano lì, poi rimangono lì. Si rimangono lì. Questa cosa qua, secondo me, è data da questo elemento. Ti faccio questo esempio. In Germania, che è un'industria musicale, passatemi il termine, la usiamo, un'industria musicale molto più grossa di quella italiana, perché UK e Germania sono l'industria musicale più grossa in Europa. C'è comunque anche nell'underground, nell'alternativo, nell'indipendente, una diffusione di infrastrutture, di possibilità molto più ampia rispetto all'Italia. Cioè, banalmente, Ox Fanzine, che è una fanzine stampata, impaginata da Dio e tutto quanto, però è stampata in migliaia di copie e la compri in edicola. E c'erano sulle recensioni degli Smashers quando avevo 20 qualcosa anni, io che gli mandavo il 7 pollici. Cioè, in Italia una cosa del genere è difficile che succeda. Ovviamente c'è rumore, c'è blow up, ci sono delle realtà di questo tipo, ovviamente ci sono. Qua dicono, manca la convinzione, anche, non ho letto in tempo, scusa, manca la convinzione anche dovuto al fatto che cresce come band in Europa, particolarmente in Italia, è praticamente impossibile. Eh sì, è più o meno quello che sto dicendo. No, nel senso, in Italia, in Germania, la possibilità di fare il salto tra underground, indipendente e mainstream, nel senso se possibile, se esiste, buono del termine, è fattibile. In Italia no, tu arrivi lì, basta, c'è uno sbarramento, chi è qui è qui, chi è qui è qui, e non succede. Questa roba qua avrebbe dovuto succedere negli anni 90, quando i Blue Vertigo, quando i Subsonica, quando quei gruppi, no, che venivano dal giro dei centri sociali, poi ha sfondato nel mainstream, avrebbe dovuto aprire questa breccia. Così, invece, cosa è successo? Non si è aperto questo flusso ed è rimasto tutto molto separato in Italia. Cioè, se pensiamo in Italia, il gruppo punk più grosso chi sono? I Pancreas. Pancast. Che comunque hanno, nel senso, È una cresciuto cultura nel punk fino a un diversa. certo punto di vista e poi dopo si è ibridato, ha preso un po' il pubblico che magari è più quello dei Subsonica, dei Modena City Ramblers, forse ancora di più, ed è andato un po' in quell'ambiente lì e per questo è riuscito magari a fare di più perché il pubblico punk è massimo che arrivi, penso che possa essere il livello dei The Roser a un certo punto. E dopo i Certo. Pancras l'hanno fatto riuscendo ad attingere ad altro pubblico.
Esatto, no, no, ma infatti, e loro sono il nome più grosso, certo, hanno probabilmente dei accordi con Universal, forse la distribuzione, però se tu pensi al gruppo punk, in senso sempre lato, in Germania più grosso, pensi ai Totenhosen. I I Totenhosen in Totenhosen, Germania i fanno gli Beatstick. stadi, cioè i Totenhosen in Germania è un gruppo punk che poi è diventato conosciuto come gruppo rock trasversalmente, ma veramente fanno gli stadi. In Italia una cosa lì così è impensabile, no? Cioè, è Detto impossibile che questo, la succeda. qualità italiana rispetto a quella tedesca che ci bazzico sopra, secondo me è molto più alta delle band a livello indipendente, perché dopo il problema di molte band tedesche che sono estremamente derivative e ti lasciano poco. E quindi, Sì. cioè, prendi un'apertura italiana, un'apertura tedesca, l'apertura italiana è diversi livelli superiore. E lì, Sono cioè, d'accordo. a parte determinate band in Germania, qua e là, ma sono pochi casi. Quante band tedesche ti ascolti? Faccio l'esempio a tutte, e tutti dicono: ah, belli Beatstick, sì, ok. È veramente poco nel punk rock che magari ti ascolti. Sì, esce della roba carina, eccetera. Abbiamo parlato degli Ellen Beck poco tempo fa, con Warhols, eccetera, ma non sono tanti gruppi punk rock che poi ti metti e veramente ad ascoltare, secondo me, tedeschi. Ma no, guarda, hai ragione. Io ho fatto tanti tour in Germania quando giravo con gli Smashers, quindi era tanto il circuito hardcore. E i gruppi hardcore tedeschi, noi avevamo un po' questa gag, erano americani. Nel senso che suonavano al gruppo americano, cantavano al gruppo americano, si atteggiavano al gruppo americano, si vestivano al gruppo americano. Noi eravamo i ragazzi di campagna che arrivavano su col pacco da giù e suonavano, però suonavano la nostra roba, perché non eravamo stati contaminati da questa necessità di essere derivativi in quella forma, tanto da Sì, loro hanno un perdere. piano Marshall, come dice Michael, giustamente, noi abbiamo i gruppi, loro le possibilità. Cioè, sembra il piano Marshall fatto nell'hardcore. E quindi questi gruppi talmente derivativi che non hanno poi quel che possono avere gli Stormo, che a sto punto piacciono tanto negli Stati Uniti, perché hanno una grossa identità le band che vengono fuori dall'Italia molto spesso. E per questo si vedono molti gruppi italiani che riescono ad andare fuori, come per esempio la personalità delle band francesi che riescono ad andare al di fuori. Invece le band tedesche rimangono lì perché sono talmente derivativi che non riescono a far breccia. L'ho notata sta cosa, forse paradossalmente con tutte queste possibilità sono quelli che riescono forse ad esportare di meno all'interno del punk, perché ci sono ottime realtà che esportano dall'Italia, dalla Francia, l'Inghilterra lasciamo stare, che lì sono ancora meglio, adesso in Sì, Inghilterra poi. stanno vivendo un'era dell'oro tra i Viz e Kiesel e compagnia cantante. Sì, poi c'è da dire una cosa, che i gruppi tedeschi stanno bene dove stanno, cioè la Germania è grossa, puoi Sì. suonare tanti concerti, ti becchi i soldi, e quindi chi te lo fa fare andare a cercarti il tour in Colonia dove ci smeni un sacco di soldi? Invece il gruppo italiano dice, cazzo, ma questa roba qua la facciamo bene, io la voglio portare via da qua, voglio che la sentano anche al di fuori di qua. E quindi grande sbattimento, grande passione dei gruppi italiani o francesi o spagnoli anche, perché no? Di tutti i generi, per portare la musica fuori dal contesto restrittivo dove si trovano. E infatti, come dice, non a caso sono paesi come Italia, Spagna e Francia che hanno trainato l'innovazione, assieme all'Inghilterra, che vabbè, loro ce l'hanno nel DNA adesso, la scena inglese di adesso è devastante, quindi è un mercato che però è un mercato grandissimo, anche quello si autosostiene. Parlando di scena di punk e scena e mercato inglese, posso parlare di questa cosa qua 2 secondi? Questo gruppo qua che è stato prodotto da Frank Turner, si chiamano Pat Needs. Frank Turner gli ha prodotto il disco, se li ha portati in tour in mezzo mondo per un anno e gli ha creato le gambe per stare in piedi da soli. Questi adesso hanno fatto un nuovo disco e hanno detto proviamo a fare una follia. Hanno parlato con l'Extra Mile Recordings, che è la loro etichetta, che comunque un'etichetta indipendente, e ha detto vogliamo provare a fare questa cazzata, vogliamo provare a entrare nella top 40 UK. E hanno detto è una follia, però proviamoci. Hanno spinto, hanno chiesto ai fan di supportare, comprate i dischi, comprate, scaricate, ascoltate, comprate, comprate, hanno rotto le palle a tutti, sono arrivati 17esimi nella chart UK, un gruppo Wow! punk che suona come gli Against Me.
Cioè, è incredibile questa cosa. In Italia è impensabile una cosa del genere. Qua Impensabile. sì, Ricky fa una giustissima osservazione. Ciao Simo. Realmente però i tedeschi riescono ad andare in America, però è proprio un altro mondo hardcore metal, Vero? quindi proprio sono due cose veramente diverse. Quindi Vero? qui stiamo parlando di sotto, proprio sotto genere. È bello, interessante. E a proposito, andando adesso su Lifeburns, tra l'altro è un disco estremamente eclettico. E io ho mai auccato col singolo, come facevo nel reel di oggi, Preaching for the Choir, ed è un brano prettamente punk rock. Hai fatto bene a mandarlo, perché per me è un hook perfetto, cioè un ritornello na 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 na. È veramente un anthem. Complimenti, Gab, Grazie. è a tutta la band, naturalmente. E poi ascolti un album assolutamente eclettico. E quindi ti voglio chiedere, di solito andando avanti con gli anni, con il percorso, la carriera, si trova un attimo la quadra nel proprio suono. Invece qui si vedono ancora tantissime influenze. È bella come cosa, perché è un album veramente vario per essere stato scritto da una band, da un progetto che c'è fuori da 15 anni. Ma guarda, come nei testi, che invito ad andare a leggersi o ascoltarsi, anche nella musica non ho voluto proprio mettermi nessun tipo di filtro. Io fortunatamente ascolto tanta musica, oltre al punk, veramente tantissima altra roba, e attingo, ascolto, prendo, elaboro, mescolo e così cosa. E ho detto, ok, buona, voglio fare un disco che sia il figlio di questo processo, no? Che sia un disco che arrivi proprio come tutto quello che ho dentro deve mescolarsi, uscire e bam, prendere forma in questo album. E mi fa piacere che tu l'abbia notato perché era molto importante, non è stata una cosa studiata, è stata una cosa estremamente spontanea, però è così effettivamente, non c'è un brano uguale all'altro, secondo me. No, E quindi e come si riesce a far, intanto qua facciamo vedere la copia, eccetera, trovato questo su vinile bellissimo, arancione marbled, e ho visto che c'è anche blu, vero? sì, allora c'è anche il CD chiaramente per Chiaro. quelli che ancora. E attenzione, Overdrive Records si è occupata di fare, non so se si vede, Aspetta che la mettiamo in solo layout, la cassettina, per il caso la dove. tape, ok? E poi vabbè, il CD dicevo. E c'è anche l'altra variante, io mi sono permesso di mandarti quella color fuoco perché era un po' più a tema col Bellissimo. disco, questa è l'altra. Che è Fuoco di l'ultima, gas, fiamma da gas, diciamo, esatto, all'azzurro. o acqua per spegnere il fuoco che volete scegliere Aspetta voi. che facciamo vedere così, ecco così, questa la metto con immagine di copertina. Perfetto. E come si fa a far coesistere un suono con brani così tanto diversi? Sai che forse quello che tiene insieme tutto quanto è proprio l'estrema personalità di questo progetto, di questo disco. Nel senso che se fosse una band, forse farebbe un po' confusione. Nel senso, non lo so, non so spiegarti. Forse il fatto che queste canzoni qua sono veramente molto, molto personali, ci sta che siano così. Non lo so, mi sto un po' arrampicando sugli specchi. Non so cosa risponderti, sinceramente. Ok, non ti Però preoccupare. Però avete usato lo stesso setup per tutte le canzoni, proprio intendo a strumenti, distorsioni, eccetera, oppure avete variato in questo? Abbiamo variato, magari che ne so, sugli arrangiamenti ci sono diversi strati negli arrangiamenti. In Northern Lights, alla fine del brano, c'è questo assolo di chitarra che gira, che sale, che fa questo climax fighissimo. Sotto negli arrangiamenti, perché lavorare con Simone Piccinelli vuol dire lavorare con una persona che ha delle idee incredibili, abbiamo preso gli accordi che stanno alla base sotto di quel giro, li abbiamo girati
registrati al contrario, poi rigirati con un organo, ok? Rigirati in maniera tale che avesse questo suono. E poi sopra c'è con dei pedalini, il microfono così, cose che sclerano così, e sono tutte stratificate. Quindi c'è stato un grande lavoro di arrangiamento in questo disco qua. E magari chi c'era il pezzo un po' più, tipo, che ne so, anche solo banalmente le chitarre acustiche, dove era richiesta una chitarra acustica più morbida, ho usato una chitarra, dove serviva quella un po' più Quindi virtuosa. non c'è una linea continua nel suono, è proprio è stato studiato pezzo per pezzo. Quindi questo immagino che abbia voluto e abbia comportato più tempo in studio, perché non è proprio la solita band che arriva lì con la strato o la diavoletto e si fa tutto con quello. Invece lì c'è proprio ricerca per entrare dentro il pezzo con la strumentazione, col suono, col sound. Sì, poi in studio effettivamente Simone non è una persona a quale piace fare le cose di fretta e in realtà ha ragione, nel senso che se vuoi a un certo punto, cioè a noi è capitato con un paio di pezzi di arrivare magari a fine giornata e dire vabbè, buona, l'abbiamo fatto, adesso andiamo a casa, siamo corti. Il giorno dopo entravi in studio a mente fresca, prima cosa che facevi, riascoltavi quello che avevi fatto la sera prima e ti rendevi conto che non andava bene. Ti rendevi conto che non c'era, che c'era qualcosa che non tornava. Quindi è importante lasciarsi diventare, chiaramente deve combaciare con le economie che hai a disposizione, con la possibilità di stare in studio. E dal Però vivo come si trova la tara a un sound così variegato all'interno dell'album per poi andarlo a rifare dal vivo, che immagino non vi portiate dietro un super set di chitarre, di effetti, oppure sì, non lo so come si restituisce dal no, vivo. allora, abbiamo fatto release party settimana scorsa, quindi questi pezzi li abbiamo suonati una volta sostanzialmente dal vivo, però allora io suono un'elettrica in alcuni brani e un'acustica in altri brani. Simone Piccinelli suona l'elettrica sempre e si suona la sua Telecaster, non si sta portando dietro altro, ha però chiaramente i suoi pedalini che poi gli consentono di avere altri suoni. Ci sono un paio di brani in cui abbiamo attaccato il computer con dei sample, ma perché era necessario per dare un po' di ciccia sotto, nel senso Northern Lights, se uno la va a Quindi ascoltare, batteria suona con il click. solo su un paio di pezzi, Ok. solo su un paio di pezzi. Però è tutto molto organico, eh. Sembra che sia una cosa molto costruita, in realtà veramente è una. Due chitarre, basso, batteria e spaccare il culo, quello è l'idea. Perché così volevo che fosse, così deve essere. Però ci sono dei brani dove magari è richiesto che quel sample lì, tipo Northern Lights, dicevo, c'è una nota fissa durante tutta la strofa che rimane fissa, e togliendola dal vivo si sgonfia un po' il pezzo. Quindi ho detto, che cazzo ce ne frega, ci mettiamo il computer, la facciamo partire e riempie così, non è barare, nel senso, rimane Le tutto molto basi, le organico. gap, le preferenze si mettono. Mi piace che se c'è la giustificazione. No, non ci deve essere la giustificazione per le No, basi. lo dicevo perché può sembrare che uno, quando dice ho attaccato il computer, devo far partire questa cosa quando suoniamo, sembra che stia veramente tipo sfruttando la tecnologia a fini No. benefici. In realtà no, è solo semplicemente per far suonare tutto un po' più, perché comunque noi siamo quattro sul palco, non posso permettermi di portare il tastierista perché fa i synth e cose così. Eh no, quindi così bisogna fare. Cioè, e vedevo Ritorno del Gas Allettante, vabbè, tre chitarre, ok, e tre chitarristi che conto capi, tra l'altro, basso, batteria, e dietro quello che faceva più di tutti era quello coi synth, che c'era un re gas lì coi synth, e adesso il Gas Allettante la baracca la teneva lui, quindi pensa che muro tra chitarre più un synth bello corposo, boom! Eh Ecco, sì, è chiaro, chiaro. Poi vedo il che... livello giustifichi anche. Sì. Vedo che dalla chat mi anticipano le domande, ma ormai mi conoscono. E Giancamuno, tipo di ascoltatore, ho consigliato l'ascolto di questo disco perché esce per quattro etichette prettamente punk, fondamentalmente. Vero? Tu vieni Vero. dall'ambiente punk, eccetera, però è un disco che secondo me può andare oltre. Ovvio, per chi ascolta punk rock va benissimo, ma...
poi tu da ufficio stampa, eccetera, saprai bene che ha un, chiamiamolo pure, mercato Lightborns che può essere molto al di fuori del classico mercato del gruppo punk, perché si fa nel folk, sì, nel pop. Sì, è veramente un disco che può essere consigliato a chiunque ascolti un minimo di rock in generale, chiamiamolo così. Nel senso, che ne so, parlando con mia sorella, che comunque non è una che ascolta punk la mattina sera, conosce il genere nei gruppi più grossi, nelle sfumature più grosse, però non è una punk rocker. Eppure ha detto, pensa che poi quando è arrivata Preaching to the Choir, che è il pezzo più il pezzo alla Bad Religion, per intenderci, mi ha preso benissimo, e all'interno del disco ci stava da Dio. E sto sentendo tante persone che mi dicono, questo è il mio pezzo preferito, questo è il mio pezzo preferito, questo è il mio pezzo preferito, e nessuno ha mai la stessa spiegazione o la stessa scelta. Quindi questa cosa per me è bellissima. Fighissima. Cioè, il fatto che esca per Sbam Records, Epidemic, Motor City, Sell the Heart, Overdrive, che sono etichette punk dintorni, è forse per la persona, per il background, ma come Frank Turner, che alla fine è un punk, ma non fa punk. Da quel punto e appunto, come, quindi da ufficio stampa ti chiedo come si promuove, perché penso che vada promosso molto anche al di fuori del classico circuito come album questo. Però il fatto che se viene dalla scena punk rischi, nonostante tu faccia altro, di rimanere all'interno di questo nel circuito, eccetera, soprattutto anche nei concerti a volte, mentre qui la sfida è riuscire ad andare fuori dal circuito. Sì, allora poi ti dico, non mi aspetto che all'interno della scena punk la gente si strappi i capelli per questo disco, perché vengo dal giro punk. Se è una roba che va al di là dei loro gusti, chiaramente ci può stare. Però in realtà la risposta all'interno del giro punk per ora mi sembra molto positiva, e la cosa mi scalda il cuore tantissimo, perché ci tenevo molto. Al di fuori del giro punk arrivano comunque delle risposte, delle conferme, e devi andare a promuoverti. Io in realtà la campagna promo di questo album la sto cercando di fare in maniera veramente molto onesta, cioè nel senso, sì, ok, questo disco è un disco di un musicista punk che fa il cantautore, ha un background punk, ha delle radici punk, e lo metto dentro sempre quando comunico, però in realtà vedo tipo che la roba arriva anche a chi non viene da quel giro, e quindi vuol dire che in realtà funziona, spero. Quello è importante anche e soprattutto poi nei concerti, perché penso che appunto può essere uno show che può essere godibile anche al di fuori del giro, quindi possa andare molto bene su certe situazioni. Sì, guarda, c'è successa questa cosa qua. Io avevo mandato una mail per suonare in un locale, e il locale mi ha risposto, guarda, ti ringrazio molto, ma è un po' fuori dalle nostre proposte. Pacifico, anzi, grazie che mi hai risposto. Poi tramite un amico fa, ma guarda, voglio provare a chiudervi una data, così provo a sentire un locale, così cos'ha. Questa persona che lavora più o meno con un booking, una piccola booking, ha mandato questa mail per vedere se riusciva a chiudere questa data, e a lui ha risposto di sì e ci ha chiuso la data. Quindi lo stesso identico locale, mail mandata a un mese di distanza. Perfetto. Ci vede che quando si è ascoltato il disco gli ha gasato. E tour adesso sì. Che date? Ho visto che è un po' di date. Naturalmente per chi guarderà sì. Il podcast lascerò il Bandcamp e tutto, così trovate date, contatti e tutto quanto. Sì. Allora, dunque, vabbè, abbiamo fatto release party sabato a Montichiari, poi facciamo il 22 all'Latte Più a Brescia, il gioco in casa, con i miei amici Caracalma, un concerto, anche lì una bella line-up variegata, che ci sta, mi prende bene. Il 23 sarò a Schio all'Arcadia, sempre con la band. Il 29 con la band a Verona, all'Osteria I Preti. Il 19 aprile a Bologna, al Circolo Ex, con la band. Cos'è? Un'infrasettimanale? È un venerdì. Ah, ok. Se ce la faccio, passo allora, bomba. Dai, io sono là, quindi. Poi il 28
cos'è, 28 aprile abbiamo un festival che dobbiamo annunciare, no, aspetta, il 31 maggio un altro festival dobbiamo annunciare, e a maggio, in mezzo a questa cosa qua, c'è un tour europeo che sto chiudendo adesso tra Austria e Germania, così mi mancano un po' di date, però ci sono, suoniamo con gli Avengers a Karlsruhe, Ok. non quelli Marvel o che roba, è il gruppo punk storico. Appunto, figata. Eh sì. No, sì, infatti sarà E figo. andate full band sempre in tour europeo. Quello full band. Poi dopo ho un po' di date in acustico, vorrei chiudere un po' di più, sono stato un po' via con la testa e quindi non ci sono riuscito a metterci l'impegno che richiedeva, però ho qualche data anche in acustico che voglio comunque continuare a fare perché mi piace e mi aiuta a tenere in piedi un po' tutta la faccenda. Ci sta. Benissimo, quindi grazie mille per questa chiacchierata e Grazie a boh, te, ti Carlos. faccio mega in bocca al lupo. Poi tanto Gab, se sentiamo di continuo anche perché parte delle band che vedete qua intervistate gli fa l'ufficio stampa Gab e quindi dai, spesso, ci sentiamo molto spesso. Grazie a tutti, Regaf. Noi ci vediamo il 18 col canale, che ci sarà l'intervista all'autore di Beware, il nuovo libro sui Misfits. Già, prendetevi una copia perché è una bomba. Grazie a tutti, grazie, Gab. Grazie Kant, grazie a tutti, buona serata, ciao.